Il bombardamento, le macerie, il fumo avevano fatto temere il peggio per le oltre 1.000 persone rifugiate nel teatro di Mariupol, colpito ieri dai russi. A terra, davanti e dietro l'edificio, come mostra questa foto, campeggiava la scritta in cirillico Bambini. Un avviso per scongiurare un attacco aereo, ma niente aveva fermato la furia degli aggressori. Questa mattina la notizia che il bunker del teatro ha resistito e i sopravvissuti stanno uscendo. Lo ha scritto il deputato ucraino Taruta sui social network. Già 130 sono fuori, ha annunciato un'altra parlamentare, ma resta l'incertezza per i tanti che ancora devono uscire dall'edificio. La notizia arriva da una città che già conta moltissime perdite civili. Lo denuncia il ministro della difesa di Kiev, Reznikov, che parla di genocidio e dice che anche i convogli umanitari diventano bersagli. I morti vengono sepolti nelle fosse comuni, fa sapere il vice sindaco Orlov, nel parco della città o nei cortili, perché i russi non permettono l'ingresso nei cimiteri. Mancano elettricità, acqua, la gente la scarica dei termosifoni o scioglie la neve per bere, prosegue Orlov, e non è rimasto un solo edificio integro. I russi respingono le responsabilità e attribuiscono il bombardamento del teatro al battaglione nazionalista ucraino Azov. Mentre il presidente Zelensky si rivolge ai cittadini russi chiedendo in che modo l'assedio di Mariupol è diverso da quello di Leningrado nella Seconda Guerra Mondiale. E lo scenario è quello di città rase al suolo e altre che sono sotto bombardamento continuo, dove si vive oramai sottoterra e sono pochi gli aiuti umanitari che riescono a raggiungere i centri sotto attacco. Il quadro nel servizio di Laura Squizzato. Kiev rimane sotto controllo ucraino nonostante i pesanti bombardamenti. Colpita una stazione ferroviaria a Zaporizhia, tappa cruciale per la fuga verso ovest di chi scappa da Mariupol, anche se per ora non risultano vittime. Presa la città di Kherson, appena a nord della Crimea, ma i russi non sono finora riusciti a circondare la città di Mykolaiv, che si trova sulla strada verso Odessa. Si apprende da fonti russe che è stato distrutto un deposito militare con munizioni e missili nella regione di Rivne. Il ministro della difesa ucraino parla di 400 scuole, 110 ospedali e 1.000 edifici distrutti in 3 settimane. La città di Volnovakha non esiste più, si trova solo sulla cartina, nemmeno un edificio è rimasto in piedi. A Kharkiv, attaccata 49 volte in 24 ore, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, soprattutto con missili di lunga gettata, si vive tutto il giorno in bunker e rifugi sotterranei, dentro le metropolitane, dormendo sui binari e nelle carrozze, racconta il vescovo cattolico Monsignor Polonkaruk. Gli aiuti umanitari arrivano solo su piccoli autobus poco appariscenti. Ci sono sparatorie continue e si cercano vie di fuga. E questa mattina c'è stato un nuovo attacco missilistico sulla capitale. Un edificio è stato colpito. Allora in diretta ci sono i nostri inviati. Andiamo prima a Kiev, per l'appunto, dove si trova Ilario Piagnerelli. A te, Ilario, buongiorno. Buongiorno, eccolo dietro di me l'edificio colpito. Guardate, la parte sommitale è completamente bruciata, ma poteva andare molto peggio. Mi trovo nel quartiere di Danica, un quartiere dormitorio della periferia est. Questa volta l'attacco è arrivato dal fronte est. Significa, che cosa è successo? Un missile sparato dai russi è stato intercettato nei cieli di Kiev dalla contraerea ucraina. Un frammento che però conteneva la testata esplosiva è caduto su quel palazzo e tutte le finestre di questi palazzoni circostanti, incluse le finestre di questo asilo nido, sono andate distrutte. Guardate, stanno pulendo, sono stati velocissimi. C'è una solidarietà, una capacità di intervento straordinaria da parte della popolazione di Kiev. È il quarto giorno che la città viene colpita nel suo abitato principale, esce da un lockdown nel quale ci si attendeva che i russi potessero entrare, invece non sono ancora entrati, premono i fronti periferici e però colpiscono dal cielo. È tutto. Grazie Ilario Piagnerelli e ci spostiamo a Odessa dove continuano i bombardamenti dal mare sulla costa, la città è sotto assedio dove si trova appunto il nostro inviato, è Gianmarco Sicuro. A te Gianmarco. Sì, buongiorno, vi parlo dalla spiaggia di Odessa e vedete centinaia di volontari, anche donne, anche persone anziane che riempiono sacchi di sabbia per portarli poi in centro e costruire delle barricate anche a protezione dei monumenti. Vediamo questa catena umana proprio sulla spiaggia e poco fa le autorità militari ucraine hanno parlato e hanno diramato un'allerta perché ci sono 8 navi russe in avvicinamento proprio
Sul Mar Nero, lo vedete alle mie spalle, ci sono dei bombardamenti in atto, ma non a Odessa, in alcune località costiere a circa 50 km da qui. L'allerta però è anche nel capoluogo, tanto che le sirene hanno suonato poco fa, ma questa gente importa poco perché loro continuano a portare sabbia e sacchi a protezione della loro città e si dicono pronti a difenderla in caso di un attacco che però non dovrebbe avvenire oggi per le condizioni del mare troppo agitato, ma insomma l'allerta resta alta soprattutto per i missili che potrebbero nuovamente partire dalle navi disposte nel Mar Nero, ma vi aggiorneremo. Da adesso è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie Gianmarco. E anche se alcune roccaforti sono state conquistate, da giorni l'avanzata russa sul terreno sembra essersi rallentata. Il servizio è di Fabio Piuconi. Il nemico per Putin è il tempo. Sul piano strategico ci sono diversi elementi che fanno pensare che sia saltata la strategia della zampata dell'orso russo. La battaglia ristagna ed il morale delle truppe sarebbe basso. Putin dichiara che tutto procede con successo, ma poi chiede aiuto ai cinesi, invoca le truppe cecene e fa appello ai miliziani siriani. Servono uomini e munizioni sul campo. I fornimenti russi sono rallentati perché costretti ad esporsi sulle strade, dunque facile bersaglio per la resistenza. I convogli del Cremlino non possono nascondersi tra i campi. I terreni sono impraticabili, trasformati in immense paludi dalla neve che si sta sciogliendo. Non bisogna però sottovalutare le forze russe. Kharkiv a nord e Mariupol a sud sono isolate, ma resistono. Le bombe continuano a cadere. I russi proseguono nella loro strategia dello sfinimento e della paura, pur avendo il dominio parziale dei cieli, mentre la NATO continua a rifornire gli ucraini di missili antiaerei e di finanziamenti. La morsa di Putin rimane tutta nella fascia est del paese, da nord a sud, da Chernobyl a Kherson. L'attacco dell'altro giorno a ovest, a 40 km da Leopoli, era mirato alla sola base militare dove si addestravano anche truppe straniere. E continuano a